Centro Interdipartimentale di Ricerche Genomiche è un centro di ricerca nato per coordinare e promuovere le altissime competenze di alcuni gruppi di ricerca, che con diversi obiettivi scientifici lavorano nell'Università di Modena e Reggio Emilia nel campo della ricerca genomica. Al centro afferiscono ricercatori di 6 dipartimenti che operano nel settore delle scienze della vita, sia in scienze di base che in scienze applicate e cliniche, di 4 facoltà. Il centro è nato quindi per promuovere lo sviluppo della ricerca sul genoma, per contribuire alla formazione di personale specializzato nell'uso di particolari attrezzature scientifiche, nell'applicazione di nuove tecnologie e per promuovere l'integrazione delle attività di ricerca, favorendo in particolare la collaborazione tra le strutture scientifiche dell'Ateneo e tra queste ed altre università, enti di ricerca e mondo imprenditoriale. Genomica è una parola che ha negli ultimi anni attirato l'attenzione e fatto muovere persone, investimenti enormi nel nostro pianeta. È sicuramente quello che il futuro ci indicherà come possibilità di miglioramento nel campo della medicina, nel campo della farmacia, nel campo dell'industria, della chimica. L'Università di Modena e Reggio Emilia da tempo cerca di favorire la nascita di un'impresa grande che vada a coinvolgere perciò molti dei nostri docenti in modo interdisciplinare. Per favorire questo l'Università di Modena e Reggio Emilia sta portando avanti da qualche tempo e vede il raggiungimento del fine abbastanza vicino ormai. E con la firma di una convenzione con la fondazione per andare a costruire ex novo appunto una palazzina che ospiterà appunto anche tutti gli scienziati che nei loro vari campi, con le loro varie competenze, porteranno al massimo appunto la possibilità dell'Università di Modena e Reggio nel campo della genomica. La pubblicazione della sequenza del genoma umano nel 2001 ha concettualmente sancito il passaggio della nostra generazione all'era delle scienze della vita, basate sulla conoscenza della sequenza dei genomi. Da allora, anche in seguito alla disponibilità dei dati sui genomi di varie specie, è diventato sempre più chiaro che dall'evoluzione delle specie alla predisposizione al cancro, le spiegazioni vanno cercate nel genoma. Sono Sergio Ferrari, sono il preside della Facoltà di Bioscienze e Biotecnologie, una facoltà unica in Italia che unisce la valenza culturale della biologia con gli aspetti applicativi delle biotecnologie. Particolare interesse abbiamo dato allo sviluppo tecnologico, che è importante, e già a partire dal 2000 abbiamo investito, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e AIL, su una tecnologia di linea microarea e più recentemente, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, sul Next Generation Sequencing. Questo è di fondamentale importanza perché dal 2004, con il completamento del progetto Genoma, anche l'approccio ai sistemi biologici è cambiato radicalmente. Questo peraltro ha rilanciato in questi sistemi high throughput l'analisi dei dati attraverso strumenti bioinformatici molto raffinati. Quindi questa è un'iniziativa che speriamo che porti a dei risultati interessanti, come è già successo nel 2000 per l'investimento sui DNA microarray. Il Centro Interdipartimentale di Ricerche Genomiche è nato in coerenza con gli indirizzi definiti nel piano di sviluppo di Ateneo e nei programmi di ricerca approvati dai dipartimenti. Il centro è articolato in 5 sezioni tematiche che comprendono ricercatori dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia, che articolano le loro ricerche in 5 principali aree di ricerca genomica. L'Università di Modena ha fatto un investimento importante in medicina rigenerativa e in terapia genica, ovvero in tecnologie che servono per curare malattie rare, malattie genetiche o comunque patologie che non hanno altre alternative terapeutiche. In particolare noi ci occupiamo degli strumenti genetici per questo tipo di medicina, ovvero dei vettori e delle tecnologie per spostare geni, per trasferire geni all'interno di cellule, in particolare di cellule staminali, per scopi terapeutici. In sostanza la nostra attività è a 2 livelli, quella della costruzione degli strumenti genetici per trasportare geni terapeutici all'interno di cellule e nell'analisi del risultato di questo trasferimento sull'intero genoma umano, sia in senso benefico, quindi nella direzione della terapia della malattia, sia eventualmente
nella direzione di effetti indesiderati che vanno ovviamente studiati, prevenuti e eventualmente corretti. Il centro si articola come l'Ateneo a reti di sedi, sfruttando le competenze che storicamente e scientificamente si sono sviluppate nelle sedi di Modena e di Reggio Emilia. Il settore agroalimentare vede, ad esempio, rappresentate nella sede di Reggio Emilia altissime competenze scientifiche nel campo della genomica vegetale. La genomica applicata all'agricoltura è alla base delle conoscenze che consentiranno di controllare e guidare lo sviluppo delle colture agrarie, qualunque siano le finalità delle politiche agricole, dalla salvaguardia delle produzioni tradizionali allo sviluppo di colture per energia. Una popolazione mondiale ancora in continua crescita richiederà sempre una maggiore quantità di alimenti. Per aumentare la produzione di cibo in Italia, nella nostra regione e nel mondo, bisogna passare sì attraverso l'innovazione di processo che c'è già stata, ma sempre di più si dovrà passare attraverso il miglioramento genetico delle piante agrarie. Esistono piante modello che sono state sequenziate interamente fino ad oggi, come le Arabidopsis o il Brachypodium distachium, che è questa specie che stiamo studiando anche qui all'Università di Modena e Reggio Emilia, e queste fungono da modello per altre specie agrarie. Uno dei nostri grandi obiettivi, ambiziosi obiettivi, è quello di contribuire al sequenziamento di un cereale attraverso il centro di genomica per poter scoprire quali siano le sequenze deputate alla resistenza a stress. Il centro comprende due core labs in cui si concentrano tutte le tecnologie strumentali di altissima specializzazione. La tecnologia negli ultimi 10 anni ha fatto dei passi da gigante in genomica e ha consentito delle scoperte fondamentali praticamente in tutti i campi delle scienze della vita. L'anno scorso, grazie a un finanziamento della Fondazione Cassa del Risparmio di Carpi, il nostro centro ha aumentato il suo potenziale tecnologico fornendosi di un sistema per il sequenziamento massivamente parallelo del DNA. Ormai è sempre più chiaro che la biologia, tutta la nostra vita, in realtà è dipendente da dati di sequenza. Se un paziente risponde a un dato trattamento terapeutico o se a un altro paziente lo stesso trattamento terapeutico risulta inefficace o ha degli effetti collaterali particolari, questo dipende da dati di sequenza. Quindi avremo sempre più bisogno di sequenziare sempre più DNA e sempre più pazienti. Ovviamente adesso abbiamo tanta strada da fare e tanta ricerca da fare insieme. Il Core Lab di Genomica del Centro offre le competenze tecniche e scientifiche per il problem solving per i ricercatori che vogliano intraprendere progetti di ricerca genomica. Infatti, lo sfruttamento sistemico dell'enorme quantità di dati molecolari e di informazioni strutturali e funzionali impone lo sviluppo di framework computazionali che siano in grado non solo di analizzare separatamente le informazioni, come ad esempio il genotipo, l'espressione genica, il livello proteico, ma soprattutto di integrare diversi tipi di informazioni, sequenze, struttura, sistemi di regolazione strutturale, caratteristiche funzionali, ed identificare e modellare le reti di interazione molecolare che governano l'utilizzo del genoma. Le tecnologie per l'analisi massiva dei genomi rappresentano una risorsa preziosissima per la comprensione dei meccanismi biologici che determinano gli stati sia fisiologici che patologici delle cellule. Tuttavia, la quantità di informazioni che queste strumentazioni generano è tale da imporre anche lo sviluppo di strumenti computazionali che siano capaci non solo di analizzare i dati genomici per sé, ma anche di integrarli con ogni altra caratteristica associata alle sequenze stesse. Il Centro di Ricerche Genomiche dell'Università degli Studi di Modena si è quindi dotato di un core lab di bioinformatica avanzata per l'analisi sistemica dei processi biologici. L'infrastruttura bioinformatica è in grado di fornire a quegli strumenti informatici, a quelle competenze matematiche, statistiche ed ingegneristiche che permettono l'acquisizione, la gestione e l'integrazione, nonché lo sfruttamento traslazionale dei dati provenienti dallo studio dei genomi. Il Centro Interdipartimentale di Ricerche Genomiche si pone quindi come struttura di punta dell'Ateneo modenese per promuovere e realizzare studi di alta specializzazione nel campo della genomica, della trascrittomica e dell'epigenetica animale e vegetale. Applicare tecnologie innovative nella realizzazione di studi di genomica strutturale e funzionale nei settori biologico, biotecnologico, medico, farmaceutico, microbiologico e agrario.
promuovere la formazione di ricercatori nel settore della genomica avanzata, coordinare le iniziative sinergiche sviluppate nel centro e svolgere attività di coordinamento con le principali strutture didattiche, organizzative e di ricerca dell'Ateneo, offrire servizi tecnologici, sviluppare accordi con enti pubblici e privati per l'impiego delle competenze del centro, sviluppare iniziative di partnership e start-up per l'applicazione e il trasferimento tecnologico delle ricerche del centro, sviluppare la formazione universitaria e post-universitaria multidisciplinare sul genoma in ambito biotecnologico, medico, biologico, microbiologico, agrario e farmaceutico.